Mostraci, Signore, la Tua misericordia. E donaci la Tua salvezza. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Questi giorni pasquali ci hai rivelato in mondo singolare la grandezza del tuo amore. Fa che accogliamo pienamente il tuo dono, perché liberati dalle tenebre dell'errore, aderiamo sempre più agli insegnamenti della tua verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni un angelo del Signore parlò a Filippo e disse: alzati e va verso il mezzogiorno, sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza. Essa è deserta. Egli si alzò e si mise in cammino, quando ecco un etiope e un eunuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia, amministratore di tutti i suoi tesori, che era venuto per il culto a Gerusalemme, stava ritornando seduto sul suo carro e leggeva il profeta Isaia. Disse allora lo Spirito a Filippo: va avanti e accostati a quel carro. Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: capisci quello che stai leggendo? Egli rispose: e come potrei capire se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. Il passo della scrittura che stava leggendo era questo: come una pecora egli fu condotto al macello, e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa. Così egli non apre la sua bocca. Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato. La sua discendenza, chi potrà descriverla? Poiché è stata recisa dalla terra la sua vita. Rivolgendosi a Filippo, l'eunuco disse: ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro? Filippo, prendendo la parola e partendo da quel passo della scrittura, annunciò a lui Gesù. Proseguendo lungo la strada, giunsero dove c'era dell'acqua e l'eunuco disse: ecco, qui c'è dell'acqua. Che cosa impedisce che io sia battezzato? Fece fermare il carro e scesero tutti e due nell'acqua. Filippo e l'eunuco, ed egli lo battezzò. Quando risalirono dell'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo, e l'eunuco non lo vide più. E pieno di gioia, proseguiva la sua strada. Filippo invece si trovò ad Azoto ed evangelizzava tutte le città che attraversava, e giunse a Cesarea. Parola di Dio. Acclamati Dio, voi tutti della terra. Acclamati Dio, voi tutti della terra. Popoli,
benedite il nostro Dio, fate risuonare la voce della sua lode. È Lui che ci mantiene fra i viventi e non ha lasciato vacillare i nostri piedi. Acclamate Dio voi tutti della terra. Venite, ascoltate voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. A Lui gridai con la mia bocca, lo esaltai con la mia lingua. Acclamate Dio voi tutti della terra. Io benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia. Acclamate Dio voi tutti della terra. Pane vivo disceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Alleluia, 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 alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù alla folla: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti, e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre, solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità io vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Parola del Signore. Gloria a te. Spesso sento una domanda da parte di tanti sacerdoti: come far ritornare i giovani nella Chiesa? È la stessa domanda che alcuni anni fa la sentivo nella mia provincia, lavorando nelle parrocchie dove i genitori mi facevano la stessa domanda: come possiamo fare per ritornare i nostri figli, i nostri giovani in Chiesa? La Chiesa, lungo la storia, ha provato tante strade, tante vie. Addirittura ho sentito anche dei sacerdoti che rimproveravano i genitori, i fedeli che venivano in Chiesa, perché non mandano i propri figli, i giovani, alla messa. Stamattina abbiamo ascoltato nella liturgia della parola dei brani molto significativi. La prima lettura ci parla proprio di un atteggiamento
di evangelizzare che noi come Chiesa, come comunità, come frati ci dobbiamo, ma direi possiamo avere. Prima di tutto l'evangelizzazione è l'opera dello Spirito Santo. Possiamo fare tutti i progetti che vogliamo, ma non dobbiamo dimenticare mai che la pastorale, che la vocazione, che la fede è proprio l'opera dello Spirito Santo e noi tutti lavoriamo in questo grande progetto di Dio che sta guidando la Chiesa, anche se alcune volte sembra che tutto è perso. Non dobbiamo dimenticare mai che il Signore ha promesso: sarò con voi tutti i giorni della vostra vita. Vediamo stamattina come lo Spirito Santo ci spinge Filippo ad alzarsi. Alzati. Siamo invitati anche noi a non rimanere chiusi nelle nostre schemi, a avere il coraggio di andare, di incontrare le persone. Papa Francesco ha ricordato e ha invitato tutta la Chiesa di essere una Chiesa in uscita. Una Chiesa in uscita non vuol dire andare a fare tutto il possibile e a riempire le chiese. Questa sarà un'incursione. Ma ci spinge ad uscire, a stare con quelli che hanno bisogno, a stare con tutti quelli che hanno fame e sete di Dio, ad ascoltare il loro grido, non a provare delle grandi risposte, ma di obbedire allo Spirito Santo, perché è proprio Lui che ci metterà le parole giuste. Non dobbiamo fare non so che cosa, non possiamo inventare l'acqua calda, già esiste. Noi dobbiamo soltanto essere dei vasi comunicanti, quelli che parlano, perché prima di tutto abbiamo incontrato noi nella nostra vita il Signore risorto, perché prima di tutto crediamo noi, siamo testimoni veri, perché prima di tutto siamo noi quelli che abbiamo incarnato la parola di Dio nella nostra vita. Ecco, siamo invitati ad uscire, non per fare dei proseliti, ma per parlare attraverso la nostra vita dell'amore misericordioso di Dio. È quello che nostro padre San Francesco dice così vero. Andate a predicare. Se c'è bisogno, usate anche le parole. E quante volte noi tutti ci mettiamo l'accento sulle parole e non sulla grazia, sullo Spirito di Dio. Ci prepariamo dei belli discorsi, ma che non hanno vita. Ecco, stamattina Filippo va accanto a questo ministro delle finanze, ascolta, l'accompagna e poi inizia a spiegargli la parola del profeta Isaia, perché questo gli ha chiesto, nessuno non me la spiega. Dobbiamo stare con la gente, con i fedeli, di essere minori. E quando sarà il momento opportuno di fare il grande annuncio
come la chiama Papa Francesco nel Christus Vivi. Dio ti ama. Dio ha dato la sua vita per te. Ecco, carissimi fratelli, oggi siamo invitati a metterci nell'ascolto dello Spirito Santo. Siamo invitati anche noi di stare di fronte al Signore, di diventare anche noi pane vivo che ci nutre, che ci dà vita. Siamo invitati a essere davvero degli strumenti. Non siamo chiamati per noi stessi. Infatti la grande domanda che ci dobbiamo metterci non è chi sono io, ma per chi sono io. Che cosa sono invitato a dare a questa società, a questo mondo che ha bisogno, che ha sete di Dio, ma che alcune volte non riesce a esprimere questo bisogno, non riesce a identificarlo e prova, come anche noi alcune volte, quando ci lasciamo presi dalla cultura del mondo, proviamo di riempire la nostra fame, la nostra sete di Dio con le cose che periscono. Ma guardate, oggi Gesù ci dice: io sono il pane vivo, chi mangia non avrà mai fame, addirittura vivrai in eterno. Vivere in eterno vuol dire godere per tutta l'eternità dell'amicizia di Dio. E quello che chiediamo stamattina per tutti i nostri frati, parenti, amici e benefattori defunti, che un giorno possano godere della vita eterna insieme con Cristo Signore risorto. Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, Onnipotente, che ha risuscitato dai morti il Cristo suo Figlio, e imploriamo pace e salvezza per i vivi e per i defunti. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per i fratelli che hanno fatto parte della nostra famiglia religiosa e che il Signore ha chiamati a sé, perché siano ammessi nella gioia e nella luce dei santi. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le anime dei nostri parenti e di tutti coloro che ci hanno fatto del bene, perché il Signore conceda il premio alle loro fatiche. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti i fedeli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, perché il Signore li accolga nella luce del suo volto. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore.